Intanto, perlomeno questo è il mio teorema per la gestione di uno studio, noi dobbiamo capire che una struttura si organizza, io la chiamo in quattro quadranti, con questa logica, senza arruffare. Proviamo a vederla insieme. DD significa dentro. Uno studio non può uscire all'esterno, non può organizzare il suo sito, non può iniziare la sua comunicazione, la sua gestione, se non ha organizzato prima all'interno il team, la cooperazione interna, il dialogo con i dipendenti, la selezione, la formazione, la gestione, i criteri. Tutto questo va fatto prima. Ok? Io perché vi dico questo? Perché nella mia esperienza mi ritrovo che i problemi spesso stanno proprio in queste organizzazioni così, molto, molto casarecce. Si arrivano, quando ti chiedi quanto costa, perché questa estrazione o questo impianto costa tot? Perché io la concorrenza più o meno. Che significa la concorrenza più o meno? È un prezzo, sai, io se un'igiene può costare tot perché tutti la fanno così, ma perché? Come fa a costare così? Hai trovato? Sì, ma io più o meno faccio un conto, no? I costi generali sono questi, più o meno. E tu come fai a stabilire? Io quando inizio i miei corsi di management dico ai clinici, come fate il vostro listino, dottore? E faccio le domande. E tutti mi dicono, a meno che abbiano già approfondito questi temi, io il mio listino lo faccio perché mi regolo sulla concorrenza, sul territorio, eccetera, eccetera. Poi io mi regolo su questo, tutte cose più o meno giuste, ma il più o meno oggi non è ammesso. Quindi come si fa a strutturare uno studio senza conoscere magari il proprio costo orario? Che è l'unico indicatore che ci dice quanto i costi fissi intervengono sul prezzo. Quindi se uno studio investe molto, perché uno studio è molto attento, è in eccellenza, come direbbe il professore, sicuramente ha dei costi fissi più alti di chi ha un riunito di 30 anni fa, di chi non fa innovazione. Quindi non è che ha un costo più basso, ma ha un valore più basso. Non è il costo che cambia, perché se io sono una persona che investe in innovazione, in tecnologia, in risorse umane, che non metto delle stagiste e che cambio ogni 6 mesi, ma metto delle persone strutturate che sono 20 anni, che sono lì, che hanno esperienza, i costi sono più alti. E quando vado a fare il mio costo orario, ok, mi troverò che il mio costo ora è più alto di un altro studio che magari ha le stesse caratteristiche, ha lo stesso numero di riuniti, ma non investe come me. Quindi non è il costo che cambia, ma è il valore che cambia. E questo è molto importante, perché è l'unica leva psicologica che fa capire al dentista come si fa a trasmettere il proprio valore. Prima cerca di capire il tuo valore. Fai l'analisi dei tuoi costi. Guarda quanto vali, non quanto costi. Elimina la parola prezzo dalla tua mente, non è il prezzo che stai proponendo, è il valore che stai dando. E dato che la lingua italiana ci permette di sostituire questo termine, no? Perché se voi andate a vedere oggi su Wikipedia, ma su qualsiasi vocabolario, il significato della parola prezzo, dice si prezzo il valore attribuito a un bene, il prezzo è il valore di un bene o di un servizio. Quindi la lingua italiana ci permette di sostituire la parola prezzo con la parola valore. Quindi un prezzo alto è un prezzo basso, è un valore basso. Ma questo lo devo dimostrare con una piccola formula, molto semplice, che il medico deve conoscere, perché poi quello in comunicazione si chiamerà target, cioè gli farà capire dove deve essere posizionato. Perché se il suo valore è quello, dovrà essere in grado di collocarsi in un mercato che riconosce quel valore. Altrimenti c'è la solita frase che il paziente dice, dottore, ci penso un attimo. E dentro di sé, voi sapete che nella comunicazione si dice che la prima risposta non è mai sincera. Quello ha pensato, col cavolo che torno, sei troppo caro, va bene? E questo è il problema di come faccio ad accettare il preventivo. Ma se tu non hai conosciuto il tuo target, come fai psicologicamente a dare una cosa della quale tu non sei convinta? Perché io ti faccio 3 domande e ti faccio capire che tu non sai quanto vali. Non l'hai mai fatto questo conto. Non lo sai fare e quindi ovviamente non hai nemmeno la predisposizione per poterlo esporre. Ok? Ecco perché io un po' provocando i miei clienti dico, siete voi che dovete presentare il preventivo? Siete voi? Ah no, io ho la mia segretaria, però stai dietro la porta a vedere se è accettato. Ah, accettato, eh? Ecco, ha detto. Ah, ti fa piacere? Però non lo affronti il problema. Perché? Perché non lo conosci bene. E dato che oggi ci sono dei sistemi per conoscerlo bene, bisogna farlo. Allora siamo nella fase del DD. La selezione del personale è fondamentale. Il medico molto spesso ha una mascherina e vede il paziente in una fase particolare, dove c'è molto pathos. Io dico sempre che la cura inizia dalla sala d'aspetto, è lì che il paziente già si sente meglio. Voi pensate, se entrate in un ambiente
che non è congeniale, dove c'è tensione, dove tutti corrono, dove c'è... Io se entro con una pulpite sento ancora più dolore. Se io entro in un luogo dove veramente c'è comunicazione, quella giusta, ok? Che non si chiama più comunicazione, ma si chiama relazione, che è quello che ci fa sentire vivi. Se non sono entusiasta e se le persone che sono lì non hanno quello che io chiamo il movente ideale adatto, si misura il movente ideale, una cosa un po' squallidina, ma bene dirla, da 1 a 10, a me piace misurarlo, no? Quanto movente ideale c'è in una persona che lavora? Il 10 è il volontario. È una persona che lavora a prescindere, anzi se la paghi si offende. Pensate a quelle vecchine che sono nelle sagre dei paesi che si offrono per fare le calde arroste a tutti, no? Si mettono in fila e sono entusiaste, sono le volontarie, le persone che amano quello che fanno. Okay? Quindi nella selezione diventa molto importante capire quanto movente ideale c'è in ogni persona, perché la cura, secondo me, inizia proprio da lì. Nessun paziente al mondo va dal dentista perché ha mal di denti, nessuno. Da quel dentista non si va perché si ha mal di denti, da quel dentista si va per tutta altra ragione. E noi dobbiamo lavorare su quello. Perché sono andato lì? Non sono mai ragioni legate alla clinica. Ve lo potrà anche dire un paziente. Sì, è tanto bravo. Perché? Perché è tanto bravo. Sì, perché? È uno forte, vanno tutti lì. Ah, ok, ma perché? Vi è mai capitato che un paziente ferma la mano del clinico e gli dice che tipo di impianto mi hai messo? Qual è questa diga che usi? Qual è la tua forma? Il paziente non è in grado, si deve affidare al potere carismatico che c'è dietro. Se io a ognuno di voi facessi una domanda, se lei è OGM o no, lei si nutre con prodotti geneticamente modificati o no? No. Lei è un biologo, un nutrizionista, si occupa di questo? No. E quindi, se lei non si nutre di questo, è perché magari qualcuno l'ha convinta che è giusto non convincersi. È così come il nucleare. Nucleare sì, nucleare no. Ma a meno che io sia una persona che si occupa di scissione di atomo, oppure di energia nucleare, non sono in grado di capire se è giusto o meno, è che ci affidiamo a un potere carismatico. Quella persona che mi ha spiegato il nucleare mi ha convinto, io quindi mi sono convinto. Più si specializza il mondo e più ci dobbiamo affidare ai poteri carismatici. Il secondo punto, una volta che io ho strutturato bene il mio studio, allora posso uscire all'esterno perché so come devo comunicare. Non esiste un contrario di comunicare, la comunicazione è fondamentale. Se azzecco la mia comunicazione, io avrò successo. Il segreto per azzeccare la comunicazione è essere veramente convinti. Non fare molti corsi, ahimè, mi sto dando la zappa sui piedi. Non serve. Bisogna essere convinti. Chi fa un corso, il docente, può solo dare degli strumenti, devo dire, sempre più efficaci, sempre più importanti, perché fa da catalizzatore, ti fa arrivare prima dove già tu però vuoi arrivare. Ogni studio è una realtà, è un nucleo e va studiato insieme. Il manager porta la sua esperienza e forzerà la soluzione con quello che sa fare meglio. Quanti esempi vi vede? Un grande endodontista salverà quel dente. Lo stesso dente il grande implantologo tenterà di toglierlo. Ma non perché l'uno è più bravo dell'altro, perché ognuno è sicuro padrone della propria tecnica e quindi forzerà la sua tecnica per risolvere il problema. Pensate un dato, il 30% delle transazioni economiche oggi vengono fatte sul web. E i nativi del web hanno 16 anni in questo momento. Pensate cosa succede tra qualche anno. Il mondo abita lì. E io continuo a vedere studi con i siti, chi siamo, dove siamo, vienici a trovare, Google Map, la fotografia tutti insieme. Ma a che serve? Oggi siamo già al 5.0. Oggi ci sono i blog, si parla. Voglio notizie, ogni giorno deve essere diverso, mi devi dare. Non mi puoi rispondere, ah sì, io ho un amico tanto caruccio che mi ha fatto il sito, lui sì, ce l'ho pure io. Quando c'è stato l'ultima volta? Io non ci vado mai, ma può funzionare. E poi ti senti rispondere, no, il web non va, non è che va tanto. Ma certo, i social no. E certo, ci fanno pubblicità sui social. Ci mettono prima e dopo dell'impianto, ci mettono lo sbiancamento come è venuto. Si chiama social, non a caso. È social, devi dare. Ok, se lo usi così funziona. No, Obama ne è stato un esempio vivente di questo, ma non lo sappiamo, ci vuole qualcuno che ce lo insegni. Fuori dentro sarà il famoso feedback, cioè la risposta che le persone ci daranno. E poi c'è un mondo straordinariamente affascinante e anche un po' pericoloso che si chiama il fuori fuori. Perché quando noi abbiamo fatto un post su un social pubblico, Bill Gates diceva è un po' come un surf su un'onda oceanica, non lo sai che ti può succedere. Il mondo abita lì. Però la comunicazione
deve essere fatta in due poli. Oggi la comunicazione che funziona è one-to-one e web, non ci sono altri sistemi. Avete visto nei condomini, mi ha tanto colpito, vedete tutte quelle cassette postali, nell'ultima c'è scritto pubblicità. E che si fa con quella? Si prende? Sì. E io vedo ancora tante brochure sui tavoli, sui tavolini, pensando che la gente le va a leggere. Io ne faccio tante, guarda, abbiamo fatto il book, ti vengono con quel book pesantissimo e te lo fanno leggere con tutto lo staff. Ma chi lo vede? One to one, relazione umana, eventi, incontri, stringere le mani, toccare, sentire l'odore del lavoro. Ecco, voi ne siete un esempio. Voi che siete un esempio di relazione di un'azienda che ha deciso di stare sul territorio come uomini, userà tutti i vettori possibili e immaginabili per far capire che la relazione è quella che tocca le persone fisicamente. Poi tutto questo viene rimbalzato sul web attraverso una cosa molto tecnica che si chiama link. Tutto quello che noi diciamo poi deve essere linkato e fisicamente e idealmente con delle tecniche.